oggi il primo appuntamento, voglio ringraziare Paese News per essere sempre presente in questi momenti importanti. La nostra associazione, che è nata pochi mesi fa, il 12 ottobre 2015, voglio ricordare, ha programmato un triennio in cui ha organizzato determinate attività da portare in essere. Una più importante che ci eravamo prospettati di organizzare è quella proprio di un corso base di apicoltura. Il corso base di apicoltura è un appuntamento importante perché crediamo che questo settore abbia estrema necessità di informazione e formazione, di condivisione di esperienze, di divulgare le nuove scoperte della scienza che mettono a disposizione dell'apicoltura, sia per quanto riguarda lo sviluppo che per quanto riguarda la salvaguardia dell'apicoltura. È un qualcosa di importante non solo per quanto riguarda la produzione dei prodotti apistici, ma soprattutto per la salvaguardia anche dell'ecosistema. Qual è il percorso? Allora, noi abbiamo organizzato questo corso tenendo conto di un questionario che abbiamo voluto somministrare ai nostri soci apicoltori e aspiranti apicoltori. Infatti da questo questionario abbiamo chiesto determinate informazioni su cosa loro vorrebbero essere informati e quindi abbiamo cercato di strutturare un corso in base all'esigenza proprio dell'aspirante apicoltore e dell'apicoltore. È un corso che si sviluppa in 15 appuntamenti, avremo delle lezioni teoriche e pratiche, collaboriamo con grandi personalità, uno su tutti voglio nominare il dottor Formato, che è il presidente dell'unità operativa zoofiliattica della regione Lazio e Toscana, uno dei maggiori esperti per quanto riguarda le patologie apistiche. Abbiamo delle grosse collaborazioni con apicoltori molto importanti, voglio ricordare l'apicoltura Rippa, quindi l'apicoltura Offi, che ci mettono a disposizione la loro professionalità. Quindi daremo quella base necessaria a far intraprendere ai corsisti, a chi vorrà intraprendere questa bellissima attività che è l'apicoltura, quelle basi necessarie per poter andare con cognizione di causa e quindi intraprendere questo percorso. Inizia il corso base di apicoltura, cosa consiglia ai neofiti? Beh, cosa consiglio? Innanzitutto è fondamentale il ruolo delle associazioni, perché è il luogo deputato per far crescere i giovani. Io sto puntando molto sui giovani anche a livello nazionale, sto dando degli input perché questo è il mio ruolo e ritengo importante attraverso l'apicoltura riappropriarsi del territorio e questo territorio valorizzarlo attraverso il lavoro delle api, che poi questo lavoro può dare anche reddito a chi vuole intraprendere questo bellissimo lavoro, questa bellissima attività. Lei ha detto che praticamente bisogna riappropriarsi del territorio e spronare le istituzioni per dare una mano all'agricoltura e ai giovani. Sì, perché innanzitutto le istituzioni, lo Stato, le regioni, le province, i comuni, sono quei soggetti che devono rispondere a queste esigenze. Viviamo in Italia un momento di crisi economica, sono già diversi anni, e questi giovani si aspettano una risposta da noi. E se ci sono, noi bisogna stargli vicino, aiutarli e sensibilizzare proprio le istituzioni perché si creino le condizioni sul luogo, sul posto.